confess, father I confess, cause I've been living wrong. Bella a tutti ragazzi, qui è il vostro Alz98 che vi parla e oggi facciamo un back in the days, ovvero torniamo a giocare a Pokémon Cristallo. Per chi non lo sapesse, Pokémon Cristallo è stato il primo gioco dei Pokémon fatto a colori. E il Pokémon leggendario, comunque il Pokémon sulla copertina, era Suicune, uno dei tre cani leggendari. E per l'evento del fatto che è uscita la seconda stagione su Pokémon Go, ho avuto l'idea di portarvi questo gioco, che è stato per me uno dei più belli fatti dalla seconda generazione. Per non parlare, vabbè, di HeartGold e SoulSilver, che sono stati i più belli, però quello è un altro discorso. Allora, se mi sentite strane perché ho cambiato le cuffie, uso quelle che ti danno in dotazione con la PlayStation 4, quindi non so come possa venire l'audio, è una cosa che dovrò vedere. Adesso c'è tutto l'introduzione di Helm del Pokémon. Quindi ho visto che la serie di Vainglory, ovvero il video, comunque non vi è piaciuto un granché, quindi cercherò di portarne il meno possibile. Però adesso voglio iniziare questa serie e finirla molto velocemente, nel senso che è un gioco che amo ed è anche un gioco che però è un po' lungo. Quindi io cercherò un po' di darvi dei consigli, non farò vedere anche tutte le postazioni in cui si trovano i Pokémon, il fatto del giorno, della notte, cioè vi farò vedere com'è la storia e basta. Ok, adesso ci verrà dato il nostro primo Pokémon. Io tra i tre scelgo Totodile perché ricordo molto quello di Ash nel cartone, che nel videogioco nel cartone, e per me è stato il più bello. Quindi andiamo con Totodile. No, non voglio dare soprannomi. Io ragazzi i Pokémon non gli do mai soprannomi, cioè è rarissimo. Quindi non vi aspettate. Vi ha ricevuto il numero telefonico di Helm. Adesso ci spiega della macchina cura Pokémon. Adesso possiamo andarci, fermerà qua l'assistente, che ci dà le pozioni se non sbaglio, benissimo. E adesso inizia la nostra avventura. Bene, io mi dirigo subito da Mr. Pokémon e Professor Oak. Non sbaglio, era Professor Oak anche. Non ne sono sicuro. Iniziamo già con un Pokémon. Un Sentret, vabbè. Allora ragazzi, i Pokémon li potremo catturare se non sbaglio, scusate la mia ignoranza, io non ci gioco questo gioco da quando avevo 11 anni, quindi sono quasi 8-9 anni che non ci gioco. Allora, non li potremo usare fino a che non, diciamo, ritorneremo dal professor Helm dopo aver incontrato Mr. Pokémon, quando viene rubato il Pokémon, quello del notario. Vediamo. Ora qua in alto, se non ricordo male, c'era una pozione. Sì. Che memoria che c'ho. Allora adesso potrei, visto che sto tenendo un po' di soldi da parte, mi farò forse un computer da gaming. Appena questo sarà possibile, metterò dei programmi per registrare, tipo OBS, e provare a fare anche live. Allora, devo cambiare la connessione perché ho provato prima anche qua dal cellulare con Vainglory, ma c'avevo il ping che era intorno ai 3000. Oh, un pinch è strano, quindi non si poteva giocare.
Cambierò connessione, ci metterà un pochino perché sono in una zona un po' brutta dove abito io. E, intendo come connessione, non per il resto. La bacca che ci ha tolto dai. Ok. E quindi appena questo sarà tutto terminato, e proverò a portarvi anche dei gameplay da computer e che credo siano, diciamo, ci sono giochi un po' più carini. Che qua e questo appena verrà vi dirò qualcosa. Vi lascio sotto al video in descrizione, sto per sotto la descrizione. Sotto in descrizione vi lascerò, diciamo, i siti in cui potervi trovare, come Facebook, Instagram. Però Facebook adesso vedo perché sto facendo una pagina dedicata a questo, diciamo, al mio canale su YouTube. Quindi questo vedrò un attimo in un secondo tempo, però se volete vi posso lasciare sotto la mia pagina Instagram per se volete seguirmi o diciamo chiedermi qualcosa, io ci sono e vi risponderò. E comunque anche per rimanere aggiornati su quando farò uscire video o cose del genere. Bene, tolto dal più 23, ok. Che due scatole. No, Pip. Sembra la faccia pervertita di WhatsApp, l'emoji di WhatsApp è quello pervertito. Oddio. E vai, tutto dal livello 7. Impara Ira. Bene. Qua ci sarà il vecchietto che ci parlerà. Ma va, non l'avrei mai detto in un po' che. Nel market cos'è? Ma no, vendono le Pokéball per catturare i Pokémon selvatici. No, sono arrivato a casa. Con questo teniamo la scheda mappa. Andiamo. Comunque l'audio di sto gioco è veramente alto, incredibile. E ce l'ho a 1 l'audio del cellulare, quindi è sono da mettere a posto. Boh, siamo arrivati a casa di Mr. Pokémon. Ok, uovo mistero, perfetto. Poi parlerà della pensione e poi del professor Oak. Mi darà il Pokédex dove dovete aiutarlo per registrare tutti i Pokémon. Vai, andiamo. Ci curerà il Pokémon, bene. Andiamo. Adesso chiamerà il professore che hanno rubato.
Non vi dirà cosa è successo, ma dopo scoprirete che hanno rubato un Pokémon al laboratorio e Pokémon sarà quello più forte, cioè l'antagonista del vostro Pokémon. Per esempio, il mio sarà Cicora, e Cicora sì, Cicorita. Vediamo, saltiamo per Ramoscelli, così facciamo prima. Adesso arriverà il nostro rivale. Ecco cane, non ne ho fatto quasi nulla. Vai, vai che muore, Cicorita. Boh, Cicorita KO. Va bene, dai, quasi livello 8. Boh, adesso andiamo dal professore. Non so come chiamare, quindi lo chiamerò Fire. Proprio per... Io da piccolo avevo messo punto di domanda, punto di domanda, pensando che non dovevi mettere il vero nome. Vabbè ragazzi, con questo si conclude il video. Ci vediamo alla prossima. Bella!